mi sconforta il fatto che alla problematica insita nel sinistro ci siano anche, a quanto comprendo, degli attriti nell'ambito del condominio, quindi fra il condominio e gli altri condomini, o non so, con l'amministratore o con chi altri. Comunque questo certamente non ci facilita il compito, non ci facilita trovare una soluzione, ma questo è assolutamente indipendente dalla posizione della compagnia e dalle valutazioni che può fare la compagnia. Questo lo dovete risolvere nel vostro ambito. No, ma amministratore, ma mi può spiegare un attimo questa cosa? Sì, Perché non mi sì, sì. è chiara. Guarda, l'avevamo affrontata. Io a suo tempo, mi sembra nell'assemblea che c'era anche il dottor Buchignani, mi accorsi di questa differenza sul valore e chiesi proprio No, all'amministrazione. ma mi scusi, amministratore, mi scusi, perdono, dico, ma cioè, viene fuori oggi che c'è un problema sulla polizza e lei ha coraggio di mettere in discussione la correttezza della condotta del mio cliente? Io ho solamente Emerge oggi un constatato. problema sulla polizza e lei per tutta risposta ci dice che noi dovevamo continuare a vivere in una casa rattoppata Non ho detto dopo 8 mesi. 8 mesi, sì. Ascolti, Che diligenza. quasi un anno fa è stata fatta l'assemblea per valutare la rivalutazione proprio dell'integrazione della polizza, perché si sapeva che il condominio era vecchio e quindi probabilmente con i danni futuri si sarebbero incontrati questi tipi di problematiche. Quindi io, per quello che mi riguarda, abbiamo fatto quello che doveva essere fatto. Poi il condominio, nell'assemblea dove c'erano tutti quanti presenti, perché erano delle situazioni molto delicate, ha deciso di non fare questa integrazione. Il riscontro che vedo dalla perizia del perito dell'assicurazione e la contabilità che l'architetto ci ha dato, ho solamente fatto notare questa cosa qui, che poi è sempre una valutazione che deve fare l'assemblea, perché sono loro che si Certo. devono poi mettere le mani in tasca eventualmente. Era semplicemente questo, quello che da una parte il danno era circoscritto alla prossimità della parete dove si è rotta la tubazione di scarico condominiale, e dall'altra parte invece il pavimento in parquet voleva essere rifatto completamente, semplicemente questo. Poi vediamo un po' come andare a portare avanti il discorso. Avete altro da aggiungere? No, direi no. Allora faccio un attimo anche per voi la parafrasi e così vediamo se ho capito bene, visto che anche voi siete varie parti e le cose da dire sono parecchie. Allora, amministratore, lei mi ha detto che ha riscontrato i danni presso l'appartamento del signor Buchignani, che i danni che anche voi avete riscontrato provengono dalla non Sì, da discendente. una colonna di scarico, sì. Sì, da una colonna di scarico, e anche lei, assicuratore, mi ha detto che il vostro perito, avendo fatto il sopralluogo, ha riscontrato questi danni, e la sua valutazione è stata però ridotta in quanto il valore È stato è ridotto stato. sia nell'entità del danno in assoluto, perché ovviamente la compagnia non può pagare né le migliorie né tutti i danni indiretti che invece sono rappresentati nella stima dell'architetto. E quindi il danno viene quantificato in 4.000 euro. Poi purtroppo c'è un'ulteriore riduzione perché il capitale assicurato non corrisponde E con il valore del bene. oltretutto ci sono E anche delle oltretutto ci sono delle franchigie franchigie che sono dell'altri riportate in 200 euro. assicurazione. Oltretutto, mi diceva la signora Dossi che lei con vari condomini non eravate a conoscenza anche di questo fatto, almeno non vi ricordavate questo fatto del valore che era stato, non era stato riportato No, all'attuale. no, infatti ho chiesto appunto Sì. prima all'amministratore perché se n'era occupato lui, non, Sì. come presidente del condominio, io non sapevo questa cosa. Che era stata un'assemblea, forse l'avevamo preso un po' sotto gamba questo aspetto, perché concentrandosi sul fatto di non voler aumentare le spese condominiali in questo particolare momento di crisi economica che si cerca sempre da tutte le parti di rosicchiare un pochettino le spese per abbattere i costi, hanno preso questa decisione probabilmente sottovalutando questo aspetto che purtroppo si è verificato. Perciò ci sono anche questo cercare di non alzare troppo queste spese, Certo, è una certo. vostra anche Secondo me la decisione prerogativa. era partita da quello, in quella famosa assemblea. E però l'ultima cosa che Dica. volevo finire di fare come parafrasi era che ha detto sia che secondo lei la perizia da parte del liquidatore è stata bassa, Probabilmente le compagnie hanno sia dei loro che dalla parametri. parte della
l'architetto che assiste il signor Buchignani, anche lui secondo lei era stato alta. Sì, non è che era stato alta, ha messo secondo me, delle, inserito delle voci che probabilmente non dovrebbero essere inserite, in quanto faccio l'esempio dei parquet, se il parquet macchiato in una parte con un trattamento superficiale si riesce a renderlo omogeneo, è inutile che te lo cambi tutto, ecco. Però probabilmente sono valutazioni che ha spinto anche il perito dell'assicurazione a fare una sua valutazione, fermo restando che poi comunque i valori espressi dal perito si sono mostrati nettamente inferiori, probabilmente la compagnia ha dei parametri che sono forse non so, più bassi rispetto a quelli di mercato di questa zona. Non so. Io comunque ho messo solo per ripristinare, non ho per rifare tutto l'appartamento, vabbè. Solo per ripristinare lo stato. Tanto era soltanto per vedere se l'ho capito. Certo. Allora vi ringrazio, se non avete altro da aggiungere, ecco, volevo sapere se qualcun altro prima di andare nelle sessioni separate aveva qualcos'altro da aggiungere. No. E allora andrei in sessioni separate, inizierei dal dottor Buchignani, e così soltanto perché è stato lui che ha presentato la domanda di mediazione. Poi non vi preoccupate che il tempo che darò a ogni parte sarà rispettato anche per quell'altra. Vi ringrazio. Allora siamo in sessioni separate. Le sessioni separate servono per poter approfondire più le cose liberamente fra di noi. Se ci sono cose che non avete ritenuto di dire in precedenza di fronte all'altra parte, ora vi chiedo se volete di riferirmele. Ricordatevi sempre che tutto quello che viene detto è riservato, perciò io non dirò mai niente di quello che mi è stato detto se non autorizzate voi dall'altra parte. Perciò ecco, chiedo di aprirvi un attimo di più. Ecco, ora ho fatto un po' questo preambolo perché non so se conoscete la mediazione, ritenevo giusto. E inizierei subito a chiedere, specialmente all'avvocato, se da quello che mi ha detto nella sessione congiunta ci sono delle cose da precisare, qualcosa. Sì, intanto per cominciare non sapevamo assolutamente niente riguardo a quanto è stato dichiarato dalla compagnia assicuratrice sul valore assicurato, e questo ci ha lasciato alquanto perplessi e stupiti, proprio per una corretta conduzione dell'amministrazione da parte dell'amministratore. L'amministratore dice che questo era stato discusso in una precedente assemblea, noi non ne sapevamo assolutamente niente. Il dottor Buchignani non era presente a quell'assemblea, è una cosa che è emersa oggi e non ce l'aveva detta neppure l'amministratore, ma è emersa grazie alla presenza della compagnia assicuratrice. Quindi questo sicuramente non aiuta al percorso. Comunque noi tanto siamo qui per ottenere il nostro rimborso e vediamo un po'. Architetto Gianni? Sì, questa tanto differenza di valutazione che è venuta fuori, perché non perché su tutta la stanza riprese, non riprese, cosa ne pensi? Tanto c'è la riservatezza, quindi si può parlare liberamente. Riservatezza, certo. Perché dico, è un po' la strategia delle assicurazioni quella lì, perché assolutamente il preventivo e la valutazione del danno che c'è stato era assolutamente congrua secondo me, perché non si voleva assolutamente rifare tutto l'appartamento e il pavimento, ma era la spesa, diciamo, necessaria causata dal danno per ridare, insomma, un'analoga dignità all'appartamento come era vissuto prima. Lì naturalmente ci sono le diverse interpretazioni, no? E loro tirano l'acqua al loro mulino, nel senso che vogliono spendere e tirar fuori meno possibile, ecco. E quindi hanno fatto una valutazione, anche se ha detto che la mia era molto alta, che ritengo che non sia assolutamente corretto, ma è la loro che è assolutamente faziosa, ecco. Ma sono stati fatti diversi preventivi o, come dice l'assicurazione, è stato fatto un solo preventivo? No, è stata fatta una valutazione della stima che ho fatto io in base ai prezzi. Chiaramente si tratta sempre di lavori di ripristino, quindi sono sempre lavori assolutamente delicati. Non può fare la prima impresa che arriva
e se no i danni si aumentano invece che diminuire, insomma. Grazie. Dottor Lucignani, dica. Da quello che emerge, il condominio sarà tenuto a pagare una differenza, lei ha pensato a questo? Mi dispiace nella logica degli altri condomini dover recare, però recare di un danno. Un altro tempo mi sarei fermato, però al momento, dati anche l'alterarsi dei rapporti che si sono verificati con alcuni, in particolare dei condomini, ritengo che chi ha sbagliato paga. E quindi io voglio danari anche da loro. Il dottor Lucignani, mi sembrava aver capito che lei si trovava finora bene a vivere nel condominio, ma che ora si sono rilevati dei contrasti con condomini, con la sistemazione del parcheggio. Sì, io abito con la mia famiglia da diversi anni nel condominio e sono sempre stato bene, avevo un rapporto d'amicizia con tutti i condomini, in particolare col presidente del consiglio di condominio, la Francesca. Ultimamente però questi rapporti si sono alterati in maniera profonda, che mi hanno molto disturbato. Praticamente c'era la cosa che poi ha fatto generare, poi è stato un divenire, però la cosa che diciamo, ha fatto generare questa mia disagio è legato alla necessità di dover rifare gli impianti di illuminazione della sede condominiale, e che erano vetusti e impresentabili, a mio avviso veramente indecorosi. Ho fatto presente la cosa al presidente del consiglio di condominio, la Francesca, dicendo che lo mettesse all'ordine del giorno della prossima assemblea. Lei ha troncato di netto la discussione e è passata oltre. Questa cosa naturalmente mi ha disturbato. Tenga conto che poi ho anche un altro tipo di problema, ho una moglie e ora ho anche dei bambini. Purtroppo la macchina di mia moglie non ha trovato spazio nella resede condominiale, lei è costretta a lasciarla in una pubblica via. Quindi si immagini tutti i giorni i bambini che devono attraversare la strada e sottoposti a pericolo che possano essere o anche urtati da delle macchine, o in ogni caso, insomma, è una cosa che veramente non mi sono nemmeno attentato a chiederlo, perché si figuri, gliel'ho chiesto per l'illuminazione, se immagini se le chiedevo per una cosa privata, glielo lascio immaginare a lei. Allora, prendo atto di quello che mi avete detto, ora farò entrare dall'altra parte, però prima volevo chiedere il permesso di poter riportare quanto da voi saputo all'altra parte, cioè il fatto che sia del parcheggio sia dell'illuminazione. Avvocato, che dici? Ma sicuramente del parcheggio sì, beh anche dell'illuminazione forse potrebbe essere l'occasione giusta perché si possa discutere anche con la Presidente. Come ritiene? Della questione dell'illuminazione. Ma proviamo, non ho grande ottimismo, ma vediamo. Prego, allora è autorizzato. Allora, vi chiedo di uscire, faccio entrare l'altra parte. Va bene, d'accordo. Darò il solito tempo che ho presentato a voi. Va bene, grazie. Arrivederci.